Ciao a tutti, nuovo video recensione. Voglio fare anche questo tipo di video per dare la mia opinione più sincera, più spassionata che posso. Oggi di cosa parliamo? I prodotti Essence hanno segnato la mia adolescenza, perché non, ovviamente da studente non avevi tanti soldi da spendere. Quando mi mandavano via, io andavo sempre nello stand Essence, sempre mi trovavo sempre bene con fondotinta, con le ciprie, con correttori, mascara, un sacco di cosine. Crescendo, purtroppo ho scoperto l'allergia al nickel e ho dovuto rinunciare a questo brand, anche se mi è dispiaciuto moltissimo. Però ultimamente sono riuscita a utilizzare qualche prodotto. So che Essence piace moltissimo a tutti, piace anche a me, quindi ne approfitto per parlarvene. Io nel tempo ultimamente ho acquistato la Essence All About Matte, che vi sorprenderà, ma è vegana. Ha un NG ottimo ed è vegana. A me piace tantissimo, la uso per tutto il viso e anche per il baking. È molto molto valida per il prezzo che ha, che è irrisorio, veramente low cost, è veramente impalpabile, cioè si volatilizza. La Essence All About Matte, io ve la consiglio, risulta anche vegana. Altra cipria però dal sottotono un po' giallino è la Essence Brighten Up, che era aperta. Essence Brighten Up Banana Powder, che c'è anche in altre colorazioni se non sbaglio. Non si vedrà mai che è gialla, perché con la ring light non si vede, poi sono mezzo gialla, mezza neutra, quindi non si vedrà mai. Cerco di svuotarvela, non so se si vede, però è qua, ha un sottotono un pochino giallino. La consigliano da la 10 Baba Banana, si chiama Baba Banana, bello. La usano per il baking e come banana powder. La consiglia il signor Essence o la signora Essence. A me piace molto per settare il correttore nel contorno occhi. Poi prodottino che ho ricomprato, perché credo che fino ad oggi è il primer occhi più buono del mondo, anche se non aveva un inci spettacolare, però è il più valido e il più low cost, è la Love Stage Eyeshadow Base di Essence. Prezzo anche questo low cost, quindi sono veramente low cost, di facile reperibilità, perché si trovano all'interno di OVS e all'interno di Marionneau. Questo come primer occhi ve lo consiglio se non avete particolari allergie, se avete pochi soldi da spendere. Un altro che nel tempo ho ricomprato più volte è l'Essence Lash Brow Gel Mascara. Credo che sia stato il mio primo gel per mascara per sopracciglia trasparente, uno dei primi e anche uno dei più validi. È oftalmologicamente testato. Sì. E è veramente valido. Se dovesse servirvi per tenere a bada le vostre sopracciglia, io ve lo consiglio. E niente, come in tutti i video, vi consiglio la marca Essence. Sì, se avete un budget più ristretto, un budget più piccolino, se
non volete spendere tanti soldi per i trucchi, se non avete particolari allergie o pelle sensibile, e se come me siete make up maniache, make up junkies. E niente, io vi saluto, vi mando un grosso bacio, lasciate un like e un commentino per supportare questa serie di video che ne ho in serbo parecchi, anche uno ma è top secret, non ve lo svelo. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.